partita di campionato è quella con la Lazio in programma nel fine settimana in trasferta. Noi abbiamo parlato però con tutti i protagonisti neroverdi in occasione della partita inaugurale del Memorial Previdi giunto all'edizione numero 10. Ma sicuramente è un bellissimo campionato perché è un campionato importante, prestigioso. A questo livello per i ragazzi ogni partita è bella e basta. Ci stiamo preparando ormai da quasi un mese con questo gruppo. Sono molto contento perché sono ragazzi molto bravi. Bisogna sempre migliorare sotto tanti punti di vista, però c'è una base importante. Che sensazioni ha personalmente dopo la stagione dell'anno scorso, la prima del Sassuolo alla guida della Berretti e quest'anno un cambio nel campionato allievi di Under 17? Ma si sta vedendo un cambio, diciamo, proprio della società per quanto riguarda il settore giovanile, perché c'è la nascita anche del centro sportivo, quindi vuol dire allenarsi lì, un senso di appartenenza che fino a pochi giorni fa non c'era, quindi questo è molto importante. Ogni squadra è competitiva, ci sono allenatori che tra di loro già si conoscono e quindi nuovi sono già stati integrati. Anche per noi è molto bello e importante anche avere questo senso di appartenenza, perché c'è la possibilità di condividere e di dare opinioni con gli altri staff. Sappiamo che noi abbiamo tutte le carte in regola per fare un campionato importante, un campionato di vertice, ma le squadre sono sempre le stesse: sarà la Juventus, la Sampdoria, il Genova, l'Empoli, il Torino, sono sempre le stesse squadre. Però, come ho detto, io guardo il mio gruppo, non tanto gli altri, penso quotidianamente a farli migliorare. L'importante è che abbiano sempre voglia, entusiasmo, passione, come io ce l'ho avuta da quando ero bambino a diventare calciatore, ce l'ho in questa nuova fase della mia vita, questo è importante. Poi ho detto, saranno i numeri che parleranno, però la squadra è buona e io cercherò di farla crescere ancora più. Io gioco a Sassuolo da 5 anni ormai e sono diventato portiere quando ho cominciato a giocare, perché da quando ho cominciato a giocare, ovvero in prima elementare, quindi sono un po' di anni, e ho sempre scelto di fare il portiere, non sono mai uscito dalla porta. Sì, è una cosa che ho dentro, direi che cranio del Cagliari è quello che mi piace più di tutti al momento. E anche portieri esteri mi piacciono molto come Ter Stegen e Alisson, ma la scuola italiana dei portieri secondo me è la migliore e resterà la migliore per molto tempo. Abbiamo il gruppo del 2003 che è molto competitivo. Barone ha in mano una squadra, secondo me, che può aiutare a crescere tantissimo e non disdegnando il discorso di fare dei risultati che si potrebbero soddisfare anche sotto quell'aspetto. Però Simone già lo scorso anno ha fatto un ottimo lavoro e sono convinto che anche quest'anno con l'Under 17 ci darà la possibilità di vedere quei ragazzi che fanno un percorso formativo importante.